Buon pomeriggio, eccomi. Lo so, sono stata un po' assente, a molti di voi non fregherà nemmeno nulla, però in realtà veramente sono stata nell'ultimo periodo sballottolata a destra e a sinistra, dato che oggi urgeva un filtro, ma non l'ho voluto mettere perché mi volevo mostrare nuda e cruda così come sono. Detto questo, questa sera ricomincerà il Grande Fratello. Sicuramente fa un certo effetto rivedere quella casa ripopolarsi, quella casa che esattamente un anno fa mi ha accolta. È stata un'esperienza sicuramente unica, irripetibile e che mi ha dato tantissimo. Quindi avrò sempre una piccola parte di me, sarà sempre all'interno di quella casa. Sono molto curiosa di scoprire i nuovi concorrenti e lo faremo insieme, come vi ho già accennato, grazie a Casa Chi. Quindi mi raccomando, domani ci sarà il primo appuntamento. Io sono super emozionata. Rotta la storia, dicevo, sono super emozionata. Credo che è da giorni che avete notato questa mia faccia da panico, paura, panico, 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 paura. Ecco, scusate. E niente, quindi conto sul vostro supporto. Vedete questa sera la puntata perché domani ne parleremo. Quindi siete curiosi come me? Non gli ho detto niente, mai. Ho sempre perso, cazzo. Ma rimma pestato, ho sempre perso. Una volta che vinco mi viene a far la morale, oh. Ragazzi, buon pomeriggio. Io sto andando in palestra, questa sera ho un evento al quale vi porterò. Brevissima parentesi perché volevo fare due parole sulla Serie A. Che dire, ieri Milan impressionante, veramente impressionante. Inter un po' sottotono, secondo me però ha fatto bene la Sampdoria, quindi è un pareggio che ci sta. Soprattutto dopo la pausa nazionali, mentre mi ha emozionato molto, devo dire, la Roma. Un carattere incredibile, al di là che la partita poteva anche perderla, però mi ha emozionato molto, quindi direi Milan e Roma su tutte.